il suolo, questa fondamentale risorsa naturale, è tutto intorno a noi, anche se noi molto spesso non abbiamo la percezione chiara delle essenziali e molteplici funzioni che esso svolge. Il suolo infatti sostiene lo sviluppo della vegetazione nei diversi areali, mettendo a disposizione acqua e nutrienti. Inoltre filtra, modera, regimenta il flusso dell'acqua, sia in superficie che in profondità ad alimentare le falde, anzi e protegge inoltre queste ultime poiché trattiene eventuali contaminanti e inquinanti che l'acqua può trasportare. Il ruolo del suolo è fondamentale nella produzione alimentare, infatti la ricchezza e la varietà della vegetazione, quindi anche delle coltivazioni agricole, siano esse ad uso alimentare che non alimentare, è connessa allo sviluppo di un'ampia gamma di suoli e alla loro distribuzione territoriale. Soprattutto il suolo è il nodo di tutti gli equilibri ambientali. Molto grande è la varietà dei suoli e anche la loro variabilità nel tempo. Ed è proprio per questo, per questa varietà e questa variabilità, che il suolo costituisce il sistema adatto a sostenere la biodiversità, sia nel sottosuolo sia nella superficie. La varietà dei suoli dipende in larga misura anche dai loro processi di formazione. Ma come si origina un suolo? Beh, il suolo è il risultato di un processo di interazione continua tra il substrato geologico, la roccia madre appunto, che già può essere di natura diversa a seconda dei diversi siti, ebbene questo substrato geologico interagisce continuamente con l'aria, con l'acqua, con gli organismi viventi e di recente anche con le attività antropiche. Si tratta di un processo dinamico perché continui sono i flussi e gli scambi di materia e di energia fra i diversi comparti ambientali. A partire dalla roccia madre, attraverso le alterazioni prodotte queste da agenti fisici, chimici, biotici, quindi attraverso le alterazioni, il trasporto, il deposito dei detriti, si giunge alla formazione di diversi tipi di suolo, i quali continuano poi a modificarsi nel tempo e andranno a costituire il supporto dei diversi ecosistemi. La grande varietà dei suoli è evidenziata in questa piccola raccolta di campioni di suolo di diversa provenienza. È evidente la varietà di caratteristiche che essi presentano, non è solo il colore, ma anche la composizione, e quella la si vedrà con determinate analisi, ma anche il tipo di struttura che questi suoli hanno. Avvicinandoci un pochino possiamo evidenziare proprio la grana diversa che gli aggregati strutturali assumono in questi suoli. La formazione dei suoli avviene a partire dalla roccia madre con i processi di alterazione di cui abbiamo già parlato prima, ma questi percorsi di alterazione, di trasformazione non sono sempre lineari, a volte sono accelerati o rallentati oppure modificati dal loro originario percorso perché intervengono fattori di natura diversa. Quindi questi processi, insieme alla natura della roccia madre, portano alla grande varietà di suoli di cui abbiamo qui una piccola rappresentazione, ma portano anche alla variabilità di questi stessi suoli nel tempo, con caratteristiche che si diversificano e che rendono gli ambienti diversi e atti ad ospitare biomi sempre variabili. Il tipo di ecosistema che un suolo potrà sostenere dipende da una serie complessa di condizioni, per esempio condizioni chimiche, fisiche, non so, reazione, presenza di sostanze tossiche, ma in particolare dipende dalle condizioni di struttura. Da questa, infatti, dalla struttura, dipende la capacità del suolo di mettere a disposizione delle piante e degli altri organismi sia l'acqua che i nutrienti. Guardiamo un pochino più da vicino il suolo. Togliamo dal suolo con un setaccio tutte le particelle più grossolane di diametro superiore ai 2 mm e prendiamo quello che rimane. Quello che rimane si chiamerà terrafine. Ora, questa terrafine, ne vediamo qui un esempio, è in realtà formata da particelle, abbiamo detto che hanno dimensioni inferiori ai 2 mm, ma queste particelle possono essere integre, intere, oppure formate a loro volta da particelle più piccole, aggregate diversamente. È sufficiente una semplice pressione per vedere la presenza di particelle intere e di particelle che si disgregano.
lo vediamo con due tipi diversi di suolo. Ecco, è evidente che i due suoli hanno una diversa composizione, perché in questo secondo campione che abbiamo osservato la disgregazione delle particelle si realizza dando origine a una quantità maggiore di materiale più sottile. Il tipo, le dimensioni costituenti degli aggregati strutturali sono fondamentali per la permeabilità dei suoli. Gli aggregati del suolo sono importanti perché conferiscono una caratteristica particolare del suolo che la rende abitabile per gli organismi viventi e che è la permeabilità. Dipende dalla quantità di pori che sono presenti, cioè degli spazi vuoti fra le particelle degli aggregati strutturali del suolo. La permeabilità è importante, dicevamo, perché attraverso quegli spazi vuoti circolano aria e acqua. Ovviamente la natura delle particelle che compongono questi grumi, questi strutturati, questi aggregati, determinerà la velocità con cui l'acqua riesce a percolare e quindi la diversa capacità dei suoli di ritenere l'acqua e con essa le sostanze nutrienti, per esempio, o altre molecole eventualmente presenti. Quindi aggiungiamo a ciascuno di questi tre campioni di suoli diversi, diversi per composizione, per quantità di argilla presente per esempio, una stessa quantità di acqua e vedremo come la velocità con cui quest'acqua percola attraverso le particelle di suolo. Uno, due, ecco, questo si è già bagnato, umettato molto più velocemente. Le bollicine rappresentano l'aria che fuoriesce abbandonando i pori e allo suo posto andrà l'acqua. Ecco, è evidente come nel primo dei tre che vediamo sulla nostra sinistra, che è un terreno argilloso, l'acqua stenti a penetrare attraverso tutto il suolo che abbiamo visto. La parte in basso è ancora asciutta, nell'altra invece l'acqua è già andata in profondità, ha bagnato completamente, umettato il suolo. Se prevalgono i micropori rispetto ai macropori, oppure se gli spazi vuoti sono occlusi, per esempio, da fenomeni di defloccurazione delle argille, in questo caso l'aria e l'acqua non riusciranno a penetrare e il terreno diventerà asfittico e inospitale quindi per le piante. È importante quindi, e soprattutto negli ecosistemi agrari, adottare tecniche di gestione del suolo che favoriscano la stabilità degli aggregati strutturali. Ecco il nostro amico che ci ha inconsapevolmente accompagnati e adesso ci saluta e si ritira nei suoi appartamenti.